Romagnoli, capitano, oh mio capitano, capitano, oh mio capitano, capitano, oh mio capitano, capitano. Il capitano per la seconda volta in due partite la decide all'ultimo. Romagnoli, Alessio, Romagnoli. L'ha decisa lui al 96esimo. Si va a recuperare lui la palla da Opoku dell'Udinese. Va super scivolata. Poi ripartenza. Suso in buca per Cutrone. Non si capisce più un cazzo. Scambi in aria tra Suso e Romagnoli. Romagnoli poi fa partire una botta. Una Saraga. Una Saraginesco. Una Cagna. Una Nespola. Quello che cazzo volete, una botta. E non può arrivarci Musso che ha fatto i miracoli. E la mette Romagnoli. Sa. Mamma, che gol del capitano! Che giocatore! Proprio l'ha segnato in tutto e per tutto. Lui è andato a riprendere la palla e poi è andato a purgare. Lui, sempre decisivo, il capitano. Che giocatore, ragazzi! Che partita, veramente una partita bellissima da vedere. E nonostante il risultato dica solo 0-1, ci sia stato un solo gol all'ultimo minuto. Ma al contrario di come si possa pensare, la partita è stata veramente bella. Me la sono goduta. Insomma, diciamo perché ero in ansia per il risultato. Però gli spettatori esterni se la saranno goduta sicuramente. Ciò che conta però per me è il risultato, ovviamente. E secondo me questa vittoria è abbastanza meritata, anzi, molto meritata. E c'è poco da dire al riguardo, nel senso che nel primo tempo è stata una partita equilibrata con occasioni di entrambe le squadre. L'Udinese ha iniziato meglio. Ho fatto la prima mezz'ora forse un po' meglio, poi negli ultimi 15 minuti è uscito il Milan. Da quando è uscito Higuain, paradossalmente è uscito per infortunio, anzi speriamo bene per la prossima partita, speriamo che si riprenda subito il Pipita. Per una botta alla schiena è entrato Castillejo e la partita è cambiata a nostro favore. Infatti gli ultimi 15 minuti del primo tempo meglio noi e soprattutto il secondo tempo molto meglio noi. E veramente abbiamo chiuso praticamente una porta, qualche volta sono ripartite, è vero, ma abbiamo giocato quasi solo noi nel secondo tempo. Sono contentissimo per questa vittoria, per questi 3 punti che ci proiettano ancora al quarto posto in classifica, a 21 punti, a pari merito con la Lazio che oggi ha battuto la Spal per 4-1. Ma è una vittoria fondamentale anche per il morale, perché adesso ci aspettano due partite fondamentali, oltre che difficilissime, una a Siviglia contro il Betis di Siviglia e poi la prossima a Milan-Juve, incredibile, al San Siro. Sono veramente ansioso per queste partite, ma per stasera almeno mi voglio godere questa vittoria arrivata con il cuore, perché nonostante 6 assenze, cioè 6 squalificati, infortunati, scusate, squalificati, tutti gli infortuni che stiamo subendo, nonostante sia uscito il nostro giocatore più forte nel primo tempo, abbiamo reagito di cuore, abbiamo messo sotto l'Udinese, Castillejo grandissimo ingresso in campo, grandissima partita della bella bionda, Samuela Castillejo, che appunto ha sfiorato il gol nel secondo tempo con un grandissimo tiro da fuori, una grandissima parata di Musso, poi ha messo in porta praticamente Suso con una superazione dopo il tunnel. Dopo un tunnel Castillejo ha messo in porta Suso, che però ha sparato alto. Suso oggi non benissimo, però alla fine diciamo l'assist può essere considerato il suo per Romagnoli. Quindi va bene tutto, sono contento. Bakayoko, Bakayoko, attenzione, prima volta, buona partita la sua, da 6 e mezzo secondo me. Buona partita, segnali incoraggianti lo spilungone Baka. Speriamo che continui così. Dai Baka, credo in te. Non sono come molti milanisti che l'hanno bocciato. Certo, non mi è piaciuto questo inizio stagione, ma spero che si possa riprendere. E i primi segnali incoraggianti sono arrivati. Comunque, allora, so che lo state aspettando. E dirò, quando voi dite che magari io posso dire che quando gli altri segnano il 90esimo è culo, quando noi lo segniamo no. No, non è culo, cioè è culo in un certo senso. Però devo dire che la ruota gira perché abbiamo subito tanti gol al 90esimo. Abbiamo avuto tante partite in cui meritavamo di vincere e non abbiamo vinto. E qui abbiamo preso gol appunto negli ultimi minuti, oppure gol per autogol strani, gol a cazzo per sbaglio. Quindi ce la meritiamo assolutamente e penso che nessuno possa dire qualcosa. E soprattutto questa vittoria è strameritata. Quindi complimenti all'Udinese, ha fatto una buona partita, però noi abbiamo giocato meglio. Complimenti anche a Fofana dell'Udinese, mi è piaciuto un sacco, grandissimo giocatore. E niente, per il resto sono contento. Quarto posto, altri 3 punti. Avanti così, adesso ci vediamo giovedì per il post partita contro
contro il Betis. Restate sintonizzati. Bella raga.